Qualcuno di voi mi conosce, lavoro per il settore servizio di impresa, sono responsabile della logistica. In qualità di responsabile della logistica mi sto assicurando che l'impianto dei microfoni funzioni. Vi porto il saluto della nostra direzione centrale di educazione in generale, ci sono qui quasi tutte le colleghe del territorio. Con noi c'è la Presidente della Commissione Scuola di Palazzo Marino Mettastrada, che adesso vi porterà il saluto del Consiglio Comunale. Ok? Buon lavoro. Buonasera a tutti. Grazie a tutti di essere qui, anche perché credo che la convocazione sia arrivata 5 minuti fa a tutti, quindi c'è stato non immaginavo una partecipazione così vasta, ma soprattutto era una questione organizzativa, nel senso che tutti noi non siamo sempre lì ad aspettare delle convocazioni. Detto questo, mi fa molto piacere. Ho accolto molto volentieri questo suggerimento che è arrivato dalla componente dei presidenti, quindi di aiutarli, perché appunto poi il mio compito è stato quello solo di aiutarli a organizzare questo incontro, perché credo che sia la prima volta in assoluto che ci sia un collegio di scuola unico per tutta Milano, chiamiamolo così, e credo che sia è un evento più che un incontro questo, perché è un'occasione per fare un lavoro tutti insieme. Voi sapete che stiamo lavorando sulla rivisitazione della carta dei servizi e soprattutto sul regolamento dell'elezione degli organi collegiali, che risale ai lontani anni 70, quindi direi che era ora forse di prenderlo in mano. La scelta proprio anche di questa amministrazione è stata quello di non farlo a tavolino negli uffici, ma di procedere tutti insieme, soprattutto le parti coinvolte in prima persona su questo lavoro, quindi iniziare a fare una base di lavoro tutti insieme per poi essere presentata non solo alle parti sociali ma anche a tutti gli organi istituzionali. E quindi voi siete proprio le prime persone che mettono mano su questi due importanti documenti, e quindi è fondamentale la vostra partecipazione, la vostra presenza, perché darete quegli spunti utili e necessari per poi basare tutto il lavoro che voi quotidianamente dovete affrontare. E quindi per questo motivo ho appoggiato con grande entusiasmo questo lavoro, ma anche il vice sindaco stesso era molto contenta di questa iniziativa e subito si è dichiarata favorevole nel processo con l'organizzazione, perché proprio è un evento, e grazie a tutti voi di essere qua e di voler partecipare, essere parte attiva in questo percorso. Grazie e buon lavoro a tutti. Benvenuti, buonasera, sono Gianni Manfredini, genitore, babbo canguro per di più. E innanzitutto grazie di essere qua tutti, chiudo la questione dei ringraziamenti, grazie a tutti, ai genitori, ai educatrici, ci chiudiamo in PO, consigli di zona a tutti, così chiudiamo la questione dei ringraziamenti. Grazie Isabella Strada, che è stata lei che ha dato là a questa nostra richiesta, che era nasce dal passato, perché in passato avevamo pensato di fare un'iniziativa del genere, sembrava un po' visionaria, adesso con
consigli esemplici di realizzata. Il perché di questo incontro è proprio perché, come raccontava Elisabetta, nascono questi due tavoli di lavoro sulla carta dei servizi e sul regolamento di ordine collegiale. Tavoli che vedono educatrici, PO e genitori riuniti, oltre appunto a componente proprio dell'amministrazione, per discutere e scriverli. La cosa che ovviamente si inorgoglisce molto, però come consigli di scuola, perché appunto alla fine questo è un consiglio di scuola a tutti gli effetti, seppur gigantesco, come consiglio di scuola abbiamo sentito l'esigenza di condividere veramente queste idee e il lavoro che stiamo cercando di fare. Il fatto di essere noi come gruppo di genitori, 5 genitori in un tavolo e 5 nell'altro, non fa sì che siamo realmente rappresentativi dei consigli di scuola. Noi vorremmo che queste discussioni fossero prima, che transitassero prima all'interno dei consigli di scuola e poi giungessero al tavolo. Non ci sono i tempi tecnici, i lavori sono molto rapidi, e quindi per cercare comunque di trovare un momento collettivo per discutere di quello che stiamo facendo ai tavoli, per raccogliere le idee che vengono da tutti noi, dai consigli, abbiamo provato a fare questa iniziativa. Analogo sarebbe stato fare tanti consigli di scuola, raccogliere le idee e riportarle al tavolo. Questa sembrava un buon modo per cominciare a condividere. Poi comunque troveremo anche i modi per condividere e poi continuare questo lavoro, perché è in corso adesso, ma ha un altro atto nei prossimi 2 mesi. Come si svolge l'incontro di oggi? Allora, finite le mie presentazioni, ci sarà un referente del gruppo sulla carta di servizi che vi parlerà un genitore e uno sul tavolo del regolamento. Subito dopo faremo una serie di interventi, ma abbastanza limitati, per chi vuole dire qualcosa, se chi ha letto la documentazione, chi ha qualcosa da dire sui due argomenti. Mi raccomando, cerchiamo di fare un incontro molto operativo, proprio perché appunto i tempi sono quelli che sono, quindi cerchiamo di uscire da qua con delle idee concrete possibilmente. Quindi ci sarà una sessione di una mezz'ora circa con interventi pre-registrazione. Lì c'è un foglio con l'elenco per chi vuole intervenire, quindi si registra. Dopo questa serie di interventi faremo dei gruppi, cercheremo di fare dei micro consigli di scuola, magari gruppi di 2 o 3 consigli, 2 o 3 poli, sulla traccia dei 2 questionari che abbiamo elaborato, che sono elaborati in funzione del lavoro che si è stato fatto, che sono degli spunti, per cercare di avere delle idee, degli spunti, condividere quello che è stato finora discusso, soprattutto in quei 2 tavoli che vorremmo cercare di condividere tutti assieme. E quindi sulla base di quei 2 regolamenti ci raggruppiamo in, non so se tanto se fine, ma più alto ormai in poli, 2 o 3 poli, vediamo un po' bene come raggrupparci, con all'interno magari una delle persone che è all'interno dei tavoli di lavoro, e discutiamo sulla carta e sul regolamento in base a una traccia che è quella dei due questionari. La finalità di oggi è quella di riuscire a condividere e raccogliere il più possibile le idee che poi noi cerchiamo di portare in sede di due tavoli di lavoro. Quindi più idee vengono fuori, meglio è. Magari possono venire fuori degli spunti già trattati e quindi rafforzati da questa assemblea, oppure delle visioni che non sono emerse finora e che grazie al lavoro collettivo possono uscire. Quindi chi ha intenzione di parlare subito dopo i nostri 2 relatori si può registrare adesso. Adesso cominciamo a parlare Armando sulla carta dei servizi. Grazie. I genitori, 7 versate perché anche i supplenti, 3 PO funzionarie e poi gli uffici di staff. Anche noi abbiamo finora 2 incontri e ne avremo altri 3. Abbiamo deciso noi di fissarne 3, l'unica scadenza che ci siamo dati è quella di concludere per i primi di maggio con una bozza di regolamento, in maniera tale che da settembre, perché sapete che anche da settembre l'anno prossimo poi si rivolge di nuovo per i consigli, di avere chiare quali sono le regole. Ci tenevamo, siccome da qui al 3 maggio probabilmente ci saranno molti consigli di polo, per parlare di questi temi, darvi il nostro riferimento, in maniera tale che a fronte del
appunto di ciò che emergerà, ci possiate dare un ritorno, perché noi ci sentiamo, portiamo il nostro punto di vista che è molto variegato, insomma, in questi copriamo 8 diversi poli. Però per noi era anche importante avere, oltre a quello che uscirà da questo tavolo, anche il risultato di ciò che uscirà dai vari consigli poli. Abbiamo un indirizzo email che forse è il primo, sono stati già dati un sacco di spunti. Volevo solamente raccontarvi brevemente come stiamo impostando il lavoro, lo avrete già visto anche dalla documentazione che vi abbiamo messo a disposizione. Abbiamo riportato sul sito della Materna Tivorrelli la bozza di regolamento preparato dall'amministrazione, un documento iniziale sui principi e le finalità. Ci tenevamo a partire con il piede giusto, cioè ad analizzare quali erano gli spunti di partenza più completi, e con questi due documenti ci aspettiamo di terminare il 3 di maggio con tutte le informazioni. Nel questionario che dovreste aver compilato vedete quali sono i punti che noi al momento abbiamo identificato come cruciali. Ovviamente questo è fonte di discussione di oggi, cioè tantissime parlate. I punti secondo me fondamentali sono soprattutto la rappresentatività, nel senso che l'esperienza del vissuto dei consigli di polo che abbiamo avuto tutti è sicuramente quello di consigli che non rappresentano tutte le scuole o comunque sia tutti i servizi, perché ci sono anche degli attrezzati in realtà molto differenti. Vorremmo cambiare queste cose. Secondo noi il regolamento è il momento, è su un piano molto differente rispetto alla carta dei servizi perché è molto più operativo, però dovrebbe riuscire a declinare quelli che sono gli estremi per effettivamente definire chi rappresenta i genitori, i bambini e le famiglie all'interno del come ponte di dialogo con l'amministrazione e all'interno delle scuole. Come già accennava Ermanno, ci saranno forse delle trasformazioni. Noi l'amministrazione ci ha spiegato che adesso parliamo di polo, ma c'è l'intenzione di anche ridefinire magari questi poli, nel senso che adesso sono 24, sono un po' tagliati sulla città in maniera non corrispondente ad esempio alle zone. Quindi ci siamo chiesti quale poteva essere una misura un pochino più contenuta e più opportuna per effettivamente avere anche un rapporto migliore con le zone di Milano. Quindi in questi giorni mi sembra il comunicato sul sito del Comune di Milano che cambieranno le competenze dei consigli di zona, si inizierà a parlare di municipalità, quindi ci sono varie cose che si stanno ridefinendo. Quello che vorremmo fare con il gruppo del regolamento è tracciare le linee guida. Ovviamente queste linee guida devono poi andare bene in qualsiasi struttura della data, quindi cercheremo di scendere nel dettaglio ma non troppo. Gli altri aspetti importanti sono quelli della chiarezza, equità e semplicità delle regole che trovate sul questionario. Confrontandoci spesso nel funzionamento dei consigli di polo troviamo vari aspetti che non sono univoci, possono andare dai verbali, dal modo in cui viene convocato il polo. Ad oggi il regolamento appunto del 75, che è nato su una struttura completamente diversa, dobbiamo ridisegnare e dobbiamo farlo insieme. Ci aspettiamo, noi saremo qui a disposizione, il gruppo girerà adesso in maniera tale da cogliere magari gli interventi più salienti, probabilmente ci sarà un riporto dai singoli gruppi per capire quali sono gli spunti fondamentali. Vi ringrazio. Bene, allora abbiamo valanghe di meglio ancora, perché così facciamo una parte più condensata. Se qualcuno ha qualche spunto, idea su quello che ho detto adesso, o in comunque in merito generale a carta che si tiene nel cuore da dire da tempo immemorabile sulla carta, sul regolamento, ha l'opportunità di dirlo adesso. Dopo comunque gli interventi che abbiamo registrato adesso di Valentina, ci riuniamo, magari facciamo in tipo tre file, ogni tre file è un gruppo, e cerchiamo di discutere sulla traccia di questi sono appunto degli spunti per parlare, provare a affrontare, non so se tutti, qualche argomento, per provare a tirare fuori qualche se queste tracce sono condivisibili, sono sensate, sono molte, non so come possiamo interpretarle. E al termine di questo brainstorming di una mezz'oretta
una persona per ogni gruppo magari riferisce al gruppo, all'assemblea, che cosa è emerso dal microgruppo, e da lì cerchiamo di dedurre un'idea comune. Quindi lascio la parola adesso a Valentina. Allora, il foglio presente, il foglio del polo 8 è disperso con lì, e poi c'è, diciamo, delle copie del questionario, qualcuno magari si è già stampato il questionario e attivi, abbiamo anche qualche altra cosa in giro da distribuire. Nel polo 6, sono in commissione mensa da 4 anni, attualmente in ricerca prima in Chini, parlo a nome delle commissioni mensa e anche a nome della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa con cui ho concordato l'intervento. Il desiderio delle commissioni mensa è che l'alimentazione diventi effettivamente parte integrante del progetto pedagogico educativo. A questo scopo, secondo noi, è importante sensibilizzare da un lato le famiglie, ma anche formare adeguatamente il personale, quindi gli educatori, riguardo a questo tema. Questo passa attraverso una valorizzazione delle commissioni mensa, così come si sta configurando effettivamente nel nuovo regolamento, quindi dare un ruolo più importante, certo, in modo che siano veramente ascoltate, siano presenti queste commissioni mensa anche all'interno dei consigli di polo, come si chiameranno in futuro, e come questo processo deve avvenire, secondo noi, mediante una partecipazione molto attiva delle PO. Che devono, secondo noi, informare le famiglie adeguatamente, a cominciare dal primo incontro di giugno con le famiglie dei nuovi iscritti, poi passando anche attraverso la prima riunione, dopo l'inserimento, all'inizio dell'anno scolastico, quindi sollecitare comunque le famiglie a entrare nelle commissioni mensa, a interessarsi a questi argomenti. Le PO secondo noi dovrebbero partecipare, cosa che attualmente difficilmente fanno, anche agli incontri annuali con l'incentrificina di riferimento, e poi io so che non in tutte le scuole purtroppo ci sono educatori e educatrici che fanno parte delle commissioni mensa, invece stimolare il personale, stimolare gli educatori a entrare a far parte delle commissioni mensa. Quindi il ruolo del PO secondo noi non dovrebbe limitarsi a essere quello di affiggere le comunicazioni in bacheca, ma deve essere un ruolo decisamente più attivo. Sulle commissioni mentre io avrei anche finito, pensavo di essere un intervento unico a mille. Prego, chi viene a fare un intervento? Sono Paola Silvacone del Polo 18. Bisogna prenotarsi. Beh, non c'è nessuno, se vai che non è. Prenotata, qualche mangiare. Ho pensato il fatto che ancora... Volevo anche lanciare un altro tema, diciamo, cioè il tema dei figli degli immigrati, non c'entra niente con la commissione mensa, nel senso che sicuramente nella carta dei servizi nuova questo tema verrà affrontato, spero, mi auguro, sono anche al tavolo della vostra carta dei servizi. Quindi io chiaramente ho già una serie di idee di argomenti da presentare al tavolo, mi piacerebbe avere ulteriori suggerimenti su cui lavorare. Grazie. Salve, dicevo, sono Paola Silvacorone del Polo 18. E su questa questione delle commissioni mensa mi piacerebbe che più che in altri argomenti venisse mantenuta la centralità del bambino, nel senso che commissione mensa? Nel senso che io sono un po' inorridita quando ho saputo che dalle mamme della commissione mensa, che sono molto attente sul fronte dell'alimentazione e della dieta, è stato deciso di mettere per prima le verdure, perché almeno se i bambini hanno fame le mangiano per fame. Allora io credo che la centralità del bambino
vada tenuta anche nel momento della mensa, e non solo la centralità dei genitori che ci tengono all'alimentazione sana, ricca di verdura, perché molti di questi bambini escono dalle scuole anche alle elementari col mal di testa perché hanno fame. Allora io dico, va benissimo tenere in considerazione tutti i principi delle mamme che vogliono cibi sani, verdure, però siamo di fronte a dei menù sostenuti dalle mamme di minestroni di lenticchie, porro, frittate di carciofi, e carote e frutta. No, era solo per dire, teniamo la centralità del bambino anche nelle questioni della mensa. Si cosa che secondo me è un sospetto non viene fatto. Sì, si vuole. No. Perché in effetti, scusate, allora innanzitutto va benissimo, però cerchiamo di andare con il tema, gli argomenti da trattare non ne sono tantissimi, cerchiamo di essere operativi su quello. Quello forse che voleva aggiungere Valentina sulla questione appunto della commissione mensa è molto legato anche al lavoro che stiamo facendo noi, ovvero noi stiamo cercando di produrre un pensiero comune, o comunque cercare di tirare le fila di quella che è l'idea che possono avere i consigli di scuola, quindi genitori, educatrici, PO, personale ausiliario, tutti assieme, riguardo a questi due argomenti, la carta dei servizi e il regolamento di collegiale. Ma non siamo noi a scriverli, è l'amministrazione che deve fare il suo lavoro. Noi arriviamo a portare il nostro desiderato, quello che noi ci aspettiamo che ci sia scritto su questi documenti. Poi è l'amministrazione a produrre i documenti, è l'amministrazione a produrre i menu, non sono i menu dei genitori. Il rischio è di essere poi stritolati da un meccanismo che dice la carta dei servizi che avremo domani è la carta dei genitori. No, non sarà la carta dei genitori, sarà la carta che verrà prodotta dall'amministrazione, che se particolarmente intelligente e illuminata riuscirà a cogliere al meglio quello che diciamo noi in questi ambiti. Non sarà la carta dei genitori, così come non sono i menù dei genitori. Spacciando i menù dei genitori si rischia di fare una guerra tra poveri e dire guarda che i genitori vogliono i broccoletti e i bambini vanno a pagare. Sì, ma non c'entrano i genitori, non c'entrano le dovrebbe essere dei bambini, non dei genitori, se no già non c'è più la centralità. Noi quello, lo sforzo è appunto quello che ha detto Ermanno prima, la centralità del bambino, è il pensiero che dobbiamo cercare di avere sempre noi nel momento in cui portiamo le nostre idee. Il pensiero comune è di l'unico faro che ci guida è il bambino, tutto il resto può anche fregarsene. Detto ciò. Adesso è il momento di follia collettiva. A fine di tre, se c'è concentrazione alta di PO in un gruppo, magari no. Ah, c'è. Vai. Un intervento di tratto. Ok. Ora mi tratta del Polo Quinci. Diciamo leggendo un po' il questionario sul regolamento non ho trovato un punto che invece volevo appunto, di cui volevo parlare con voi sulla ineleggibilità dell'incompatibilità di eventualmente alcune persone. Perché nel regolamento, nella bozza, leggo, non è elegibile a presidente dell'organo collegiale il personale dipendente del comune, qui sia l'intendente di impresa cooperativa che presta l'attività ritenuta per essere i servizi dell'infanzia, un genitore non in possesso del requisito della cittadinanza italiana e che il genitore, l'educatore e l'ausiliario già eletto in più organismi. Per cui deve dichiarare la scelta per uno solo. Ecco, per quanto riguarda i primi due punti, adesso non so se ne avete già discusso, non l'ho visto nel questionario, però mi chiedevo se per un organo come il consiglio di scuola non si potesse anche discutere di un ampliamento della rappresentatività.
mettendo in discussione questi punti, nel senso, cioè, il fatto di non avere la cittadinanza italiana, per esempio, non mi parrebbe ostativo a partecipare a un consiglio di scuola ed essere un genitore che rappresenta altri genitori in un consiglio di scuola italiano, la butto lì così. E anche per quanto riguarda i dipendenti del comune o di cooperative, il comune ha tanti settori, per cui un genitore che è dipendente del comune di un settore che non c'entra niente, non vedo perché non dovrebbe partecipare, no? Siamo in Italia in cui a livelli stratosferici abbiamo pluralità di incarichi, mi sembra un po' assurdo tenere questi vantaggi di incompatibilità anche per le differenze di scuola. Quindi questo è basta. Faccio una piccola precisazione, un volo. La bozza su cui dovremmo lavorare oggi per quanto riguarda il regolamento era appunto su bozza. Sono le primissime idee che abbiamo buttato giù dai primi incontri che abbiamo avuto con l'amministrazione. Di conseguenza, qualsiasi tipo di proposta è ben accetta. Quello che noi vorremmo suggerire è focalizziamoci sui principi generali, non scendiamo proprio nel particolare, nell'applicazione, nell'allegato attuativo, eccetera, perché per quello avremo tempo di farlo successivamente. Adesso dobbiamo appunto di focalizzarci sul fatto sistema, poi per il resto ci saranno anche tutti i consigli di ruolo che approfondiranno di qui a di vari argomenti su cui ogni consiglio di polo ha interesse a approfondire. Sono questo. Allora, abbiamo anche scovato delle sale di là, quindi possiamo anche raggrupparci in modo casuale. Quindi, raggruppiamoci, dando un'occhiata generale, no, è fatta piccoli gruppi, quindi invito le prime. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sono 15 gruppi, 8 gruppi, 5, ce ne sono tanti, dai, 8 gruppi, poi facciamo, abbiamo questa sala, quell'altra sala, un po' cronico ce la possiamo fare, quindi se potete le prime 6 file, e si vede di là, e organizzate un paio di gruppi con all'interno qualcuno dei gruppi di lavoro. Secondo me è come grandezza un consiglio di scuola, quello che c'è numericamente e tutti i consigli di scuola. No, non è che 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 non è